i sindaci non solo della provincia di Siracusa sono in ambasce, non riescono a chiudere il bilancio, non riuscite a chiudere il bilancio. L'ANCI continua a lamentarsi con la regione. Qual è la soluzione? La soluzione è che in pochi anni siamo passati da oltre 900 milioni di euro che venivano destinati all'autonomia locale a meno di 300 milioni di euro, e oggi la regione dice che nemmeno questa somma viene ad essere destinata ai comuni, quindi la difficoltà è infinita. Siamo a metà dell'esercizio del 2016 e c'è la difficoltà da parte di tutti gli enti di chiudere i bilanci entro la data che è già ampiamente scaduta, quindi ci troviamo in grossissime difficoltà, e se le rivendicazioni dell'ANCI, le nostre rivendicazioni non saranno accolte, sarà impossibile per quest'anno chiudere gli esercizi appunto di bilancio. Soprattutto se viene rispettata questa circolare appunto dalla regione che prevede che il 70% dei trasferimenti non possa essere effettivamente utilizzato. Sì, questa ulteriore notizia è quella che ci mette in reale difficoltà, perché non possiamo andare, questo l'abbiamo spiegato molte volte all'assessorato al bilancio, all'assessore Baccei oggi, ma l'abbiamo spiegato anni fa a Bianchi, è impossibile chiudere il bilancio se scendiamo oltre quella soglia di 300 milioni, e 300 milioni è già la quota minima che ci può consentire di avere una salvaguardia nei nostri bilanci di esercizio. Quindi se questa circolare corrispondesse realmente a verità, non potremmo fare altro che marciare come abbiamo fatto anni fa su Palermo con le nostre fasce tricolori per contestare una politica di tagli agli enti locali, che sono quelli che in questi anni, vorrei ricordare, hanno subito le maggiori decurtazioni da parte dello Stato nazionale e della Regione Siciliana. Quindi cosa chiedete all'assessore Baccei e alla Regione Siciliana? Chiediamo quantomeno che vengano rispettate vengano rispettati gli stanziamenti previsti dello scorso anno, quantomeno quegli stanziamenti che già sappiamo essere insufficienti. Noi non abbiamo più che cosa tagliare, che cosa eliminare nei nostri bilanci. Abbiamo lanciato proprio oggi questa operazione verità rispetto al fatto che siamo a disposizione per mettere i nostri bilanci per renderli trasparenti. Lo abbiamo fatto molte volte, l'ho fatto molte volte l'ANCI. I bilanci dei comuni possono essere visionati da non solo i cittadini, ma soprattutto anche da chi appunto oggi ha la borsa delle somme a disposizione per i comuni, cioè la regione. Quindi noi promuoviamo questa azione trasparenza nei nostri bilanci. Vi assicuro, non ci sono sacche di spreco, perché abbiamo eliminato tutto quello che si poteva eliminare. Non possiamo più raschiare il fondo, perché il fondo è stato ampiamente raschiato. E noi non abbiamo interlocutori. Tanto piacere di conoscerla, perché di questo si parla. Il presidente Crocetta venne a Florida, prese più del 40% del mio comune, non si è più visto. Ma allora, diciamocelo all'interno di questo partito, io non lo dico all'esterno. Recuperare? Impossibile. Non saprei come presentarlo. Io mi posso presentare nella mia città, perché comunque, nonostante le difficoltà, ho avuto un dialogo sempre continuo, serrato, era il sindaco dei siciliani. Ma dov'è? Ma una volta che ci degni della sua presenza, del suo conforto, noi siamo abbandonati. E ormai, come dicevi, siccome c'è una situazione, probabilmente non è stata gestita nel tempo, è un po' incancrenita, no? Perché è un po' muro contro muro, dove secondo me, questo ovviamente non porta a niente, perché potrebbe essere utile se la regione avesse un sacco di soldi sotto il tavolo e dice: se mi hai convinto te li do. Siccome non è così, l'unico modo è lavorare insieme per cercare di risolvere il problema. Anche perché, scusami se te lo dico, l'ho detto anche Orlando, un po' di strumentalizzazione in quello che dite c'è, e te lo dico, è vero che una volta erano 900 milioni, ma in mezzo c'è stato un qualcosa che è il federalismo fiscale, quindi se è diminuito il contributo della regione e quello dello Stato è diminuito in misura ancora molto maggiore di quello della regione, è perché di mezzo c'è stato un processo che è il federalismo fiscale. La Sicilia comunque ha un livello di evasione delle imposte, soprattutto di quelle locali, che è di gran lunga il più alto in Italia, molto superiore alla Calabria, la Campania, la Puglia, noi prendiamo il Veneto e il Trentino. Questo è un altro dato di fatto. Il valore dei trasferimenti della Sicilia, della regione oggi, 340 milioni, il rapporto alle spese correnti, 4 miliardi e mezzo, non è l'asse fondamentale del bilancio, sono fondamentali comunque tutti i soldi, siamo d'accordo. No, io sto dicendo, ci sono una serie di elementi, no, se uno prende il giornale e dice, sembra, io le prime volte, non mi sento ancora, non giocavo, ma
i comuni vivono del, no, sembra che non gli dai i soldi, muoiono i comuni. È vero, perché se fanno tutti i soldi fanno gioco, però ci sono una serie di elementi. Vado avanti. È chiaro che i piccoli comuni oggi hanno difficoltà a sopravvivere. È anche chiaro che c'è una legislazione che ti dice che bisognerebbe aggregarsi, associarsi a livello di gestione dei servizi, pur mantenendo il presidio politico sul territorio. Io quello che dico della regione, se io non ho soldi, che comunque anche con questo 1,7 miliardi non è che io ce l'ho in più, quel 1,7 miliardi serve per coprire spese che già c'erano, perché prima erano coperte con i soldi del Monopoli, però io posso dare tantissimi servizi ai comuni. Perché... I sindaci sono in forte difficoltà a preparare un bilancio, c'è in mezzo anche una circolare che prevede l'impossibilità di spesa del 70% dei trasferimenti regionali. Cosa devono fare i sindaci per riuscire a chiudere un bilancio già in ritardo? Allora, io spero che a breve si chiuda la trattativa con lo Stato, per cui ci sarà lo scongelamento delle somme, per cui i sindaci entreranno nella piena disponibilità della competenza, risolveremo anche il problema del patto di stabilità, per cui riusciremo a dare in modo molto più accelerato le risorse anche di cassa, per cui anche questo spero che aiuti molti sindaci a sbloccare le situazioni di oggi. Quindi bisogna aspettare una risposta da Roma? Per quanto riguarda l'utilizzo dei soldi congelati a bilancio, assolutamente sì.